Nuovo video dal Salone di Ginevra, questa volta per parlarvi delle novità del marchio Renault, che porta qui la nuova R5 E-Tech Electric, l'auto con la quale Renault apre ad una nuova era, guardando però al passato. Ora vi racconto come è fatta, ma prima vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina. 3,92 metri di lunghezza, quindi poco meno di 4 metri per questa vettura completamente elettrica, estremamente compatta, che fa del suo principale punto di forza lo stile. Stile che riprende a piene mani da quella che era la mitica Renault 5 degli anni 80. Lo stile lo ritroviamo un po' ovunque in realtà in questa vettura, dal cofano, i fari, i gruppi ottici, questi LED di forma quadrata qui nella parte anteriore e con questi fender molto, i parafanghi molto pronunciati qui nella parte laterale. È qui che forse si concentrano quelli che sono i principali punti di contatto con la Renault 5 originale. Guardate questo lunotto come inclinato, come va proprio a riprendere un po' quella che era la forma originale della vettura, per poi andarsi un po' a sedere tra virgolette qui nella parte bassa. Ma i fari sono la cosa che più mi impressiona di questa vettura. Sembra davvero un lavoro da resto mod, perché hanno davvero rispettato a pieno quello che era lo stile della vettura originale, con questa forma geometrica molto particolare e questo accenno di sfogo d'aria che va un po' a strizzare l'occhio a quello che era l'R5 Maxi Turbo. Molto bello, molto particolare, molto sportivo. Dal punto di vista tecnico invece, due i tagli di batteria disponibili, 40 kWh oppure 52 kWh per potenze che partono da 90 e arrivano fino a 150 cavalli. Curatissimo l'abitacolo di questa R5, i rimandi al passato qui si esprimono soprattutto nella presenza di questi sedili con questa trama a coste che va veramente a richiamare l'originale, e poi la ritroviamo anche qui sulla plancia, che è sviluppata su due livelli con questa copertura molto morbida in similpelle che trasmette davvero tanta tanta qualità. Ma c'è poi anche tantissima tecnologia che si esprime nella presenza di due grandi schermi, quello qui dietro con funzione di quadro strumenti e di infotainment e gestione climatizzatore e tutti i vari parametri dell'auto qui al centro. Si tratta di due sistemi molto particolari sviluppati appositamente per questo modello, e lo si vede subito perché la grafica è inedita, non si era mai vista su Renault una grafica del genere, soprattutto per il quadro strumenti, che peraltro ha una grafica personalizzabile, per cui è possibile andare a richiamare un po' quelle che sono le informazioni che vogliamo tenere sempre sotto controllo. L'ambiente, devo dire che trovandomi qui a bordo in questo momento, è molto spazioso, molto luminoso. Nonostante le dimensioni molto compatte della vettura, si respira molto qui all'interno dell'abitacolo. Le superfici vetrate piuttosto ampie fanno sì che entri molta luce qui dentro, e in generale devo dire che si viaggia molto comodi, si sta molto comodi qui dentro, e c'è spazio tanto per le gambe quanto per la testa, e non manca lo spazio nemmeno per chi siede dietro grazie ad un passo molto generoso. Due parole sull'autonomia, che con la batteria più capiente è in grado di raggiungere circa i 400 km, mentre si ferma poco più di 300 per la variante con la batteria più piccola. Ma la cosa più interessante di questa nuova R5 Tech Electric è il prezzo, perché si parte da meno di 25.000 euro. Seconda novità presente qui allo stand Renault è la nuova generazione della Scenic, che stacca completamente con il passato, tanto dal punto di vista estetico, e basta una velocissima occhiata per rendersene conto, ma anche dal punto di vista tecnico, perché questa ora è completamente elettrica. Due i tagli di batteria disponibili, 60 o 87 kWh per autonomie di circa poco più di 400 km per la batteria più piccola e poco più di 600 km invece per la batteria più grande. Poco meno di 4,5 metri di lunghezza, stacca come vi dicevo completamente con il passato per quanto riguarda lo stile, che va invece a riprendere un po' di più quello che invece è il linguaggio stilistico delle ultime Renault a listino. Qui ritroviamo
un po' il movimento dei gruppi ottici a LED che abbiamo visto sulla Clio ad esempio, ma anche la Calandra che va a sviluppare altri concetti che abbiamo visto ad esempio su Espace. Insomma, qui si ritrova un po' tutto quello che è il più recente linguaggio stilistico di casa Renault, il tutto con prezzi a partire da circa 40.000 euro. Per questa veloce carrellata di Renault qui dal Salone di Ginevra è tutto, quindi vi invito ad andare a vedere gli altri speciali che abbiamo sviluppato qui a Ginevra, andate a vedere gli altri video, li trovate tutti qui sul nostro canale. Come sempre quindi non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e in edicola!